Oggi siamo venuti ad Altamura, in provincia di Bari, per incontrare da vicino un caso imprenditoriale che noi riteniamo davvero molto interessante. Nasce tutto qui, in questo locale, 15 anni fa, in via Vittorio Veneto, e oggi vanta punti vendita in tutta Italia. In questo caso aziendale lo riteniamo così importante, non semplicemente o solamente per i risultati raggiunti, ma per come questi risultati sono stati raggiunti. Oggi siamo in compagnia di Giuseppe Picerno, che è ideatore, oltre che fondatore e CEO di Yugurtissimo. Giuseppe, intanto grazie per averci ospitato. Grazie a te, io per essere Ecco, intanto questa iniziativa nasce quasi, quasi per caso. Sì, diciamo io non proprio per caso, perché fin da piccolo, diciamo, ho avuto questa passione, questa idea, questa voglia di fare qualcosa di mio, qualcosa in proprio. Per caso è nato invece il progetto Yugurtissimo. Perché questo? Perché prima di fare questo lavoro io ero un tappezziere. L'ho fatto per 22 anni e mentre lavoravo, durante poco prima della pausa insomma, delle nostre ore lavorative, avevo appoggiato un bicchiere di yogurt sul bancone e dovevo finire il mio divano. Mentre lo stavo finendo, la voglia dello yogurt nasceva sempre più di poterlo mangiare. Quella voglia mi ha fatto capire qual era il mezzo per poter realizzare il mio sogno dell'imprenditoria. E quindi decidi di mettere questa gelateria a base, che però attenzione, scegli la strada difficile perché tu non scegli di fare gelato allo yogurt, ma gelato di yogurt. Ci spieghi la differenza? Sì, bravissimo, sì, c'è una bella differenza perché la maggior parte delle attività, insomma, di yogurterie, gelaterie, la maggior parte, dico, usano dei semi lavorati al gusto di yogurt. Noi cosa abbiamo deciso? Proprio per la passione che io ho per lo yogurt fresco, quello di usare come base non il semilavorato, ma proprio lo yogurt. Quindi non è un gelato al gusto di yogurt, ma è uno yogurt trasformato gelato, che è ben diverso. Tra l'altro che usate yogurt è di alta qualità. Sì, abbiamo scelto di usare dello yogurt che proviene e viene fatto tutti i giorni da una latteria sulle Alpi italiane, nel Trentino Alto Adige. Il successo è stato poi praticamente immediato, ci raccontavi. Sì, allora ricordo il primo giorno quando abbiamo aperto, mi dicevo, chissà, essendo una novità ad Altamura, la prima yogurteria della città, chissà se viene gente, se ci verranno a trovare, quant'altro. Il primo giorno che abbiamo aperto, il nostro locale era pieno, il secondo sempre pieno, e così è stato fino ad oggi. Oggi ci vengono a trovare anche da zone limitrofe ed è sempre pieno. Poi un successo che è stato duplicato, veramente letteralmente duplicato, con una seconda attività che avete aperto accurato qualche anno dopo. Sì, abbiamo pensato con mio fratello, che è anche mio socio, di espanderci e abbiamo aperto appunto un punto vendita a Corato. Abbiamo trovato una bravissima persona che ci ha aiutato, quindi è stato il nostro primo collaboratore a Corato e da lì è nata insomma l'idea di espanderci. Abbiamo notato che trasferendo le nostre competenze possiamo creare un'opportunità lavorativa ad altri. E abbiamo usato la formula del franchising. E da qui adesso questi locali che si stanno aprendo in tutta Italia e con grande, grande successo. Però un successo, abbiamo parlato di qualità dello yogurt, che non si spiega semplicemente con la qualità, ma sia qui stiamo parlando di una realtà eticamente e socialmente responsabile. E questo è uno degli altri elementi. Sì. La cosa più bella che abbiamo sperimentati tutti questi anni, che il nostro yogurt, il nostro prodotto è un mezzo. È un mezzo che ci avvicina alle persone, ma quelle persone non solo le trovi dietro al banco, cioè coloro che preparano lo yogurt e quant'altro, ma le trovi anche di fronte al banco. Quindi c'è questa unione proprio di accoglienza, che è una cosa importante, e crea valore tra le due persone. Che poi le persone sono il valore più importante della nostra attività, io Yogurtissimo. Sì, quindi un benessere di chi lavora qua, i tuoi slogan mettono sempre in evidenza questo aspetto per far vivere poi un'esperienza positiva a quelli che sono i clienti. Però noi adesso sappiamo, qui stai festeggiando
il 15° anniversario, e l'iniziativa che avete preso dimostra che però le persone importanti per voi non sono solamente i clienti, ma forse è un po' più allargato, sono le persone del territorio. Sì, abbiamo sperimentato in questi 15 anni che non è stato solamente il merito nostro di questo successo, ma io devo ringraziare, cioè io moltissimo ringrazio i primi clienti che hanno creduto in noi, che sono stati tutti gli altamurani, quindi tutta la città di Altamura. E cosa abbiamo pensato per festeggiare i nostri 15 anni di attività? Abbiamo pensato di ringraziarli, ma non offrendo lo yogurt oppure una mangiata, un qualcosa che rimane là e finisce là, ma abbiamo pensato di aiutare coloro che aiutano già gli altamurani. Il nostro compleanno durerà un anno intero, e aiuteremo 10 associazioni di volontariato che aiutano in varie forme, a livello economico, a livello sociale, a livello di salute, tutti gli altamurani. Questo sarà il nostro modo di festeggiare. Infatti abbiamo già preso dei contatti in cui creeremo degli eventi, creeremo cultura. Per ogni associazione ha una sua causa, una sua missione, e noi daremo risalto, useremo i nostri mezzi per dare risalto a quella missione. E qui adesso, Giuseppe, arriviamo al vero motivo per cui abbiamo chiesto di incontrarti, che avevo annunciato all'inizio, è che la vostra è la conferma che oggi essere un'azienda attenta al sociale anche e al territorio non significa diventare un'azienda economicamente non più sostenibile. Ecco, raccontaci questa tua esperienza, come si coniugano le due cose? Sì, allora, la cosa che noi stiamo sperimentando tutti i giorni è che mettere al centro la persona, mettere al centro il nostro collaboratore, mettere al centro il nostro cliente, mettere al centro l'essere umano è il senso della nostra azienda, che dovrebbe essere di ogni azienda. Questo perché? Perché la persona pian piano si innamora dell'azienda, e quando si innamora dell'azienda fa qualcosa perché è felice, e l'azienda fa qualcosa anche per la persona. Quindi diventa, come si vuol dire, una vera e propria famiglia, dove i numeri non sono l'obiettivo finale. E Giuseppe, quello che ci hai detto l'abbiamo respirato anche noi. Noi abbiamo parlato adesso come se fossimo amici, in realtà ci siamo incontrati fisicamente oggi la prima volta e noi ci siamo sentiti a casa, ci siamo dati del tu, che non è normale in un'intervista del nostro stile, e proprio ci si sente a casa. E tu, dopo 15 anni che fa questo mestiere, proprio guardando il tuo viso si vede proprio questa serenità, probabilmente si lavora bene. Quindi Giuseppe, complimenti per quello che fate, complimenti per l'esempio che state dando, e noi facciamo tanti auguri che questo esempio possa essere sempre più seguito in tutta Italia. Quindi grazie del tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi, Ilio, grazie di tutto.